Ciao a tutti ragazzi, io sono Alessandro e in questo nuovo video vi parleremo di Peggy, la nostra maialina vietnamita. Partiamo subito col dire che i maialini nani, così chiamati, sono una razza particolare di maiali, chiamata maialini thailandesi. Questi maiali, seppure possono essere chiamati anche mini pig, non sono proprio mini, perché infatti possono raggiungere fino a 40 kg. Cioè come dei cani di media grossa taglia. In commercio possiamo trovare due principali colorazioni di maialini vietnamiti: o neri, magari con qualche macchia bianca, così, oppure rosa con qualche chiazza nera. In certi posti come in America vengono anche usati come animali d'appartamento, tuttavia il nostro consiglio è che devono avere almeno del giardino in cui possono scorrazzare e grufolare. In ogni caso, se decidete di adottare un maialino nano, non pensate al giardino perché esso ve lo devasterà gruffolando ovunque e rovinandovi così il manto erboso. State inoltre molto attenti all'alimentazione, essendo questi animali che tendono molto a sovrappeso. Noi alla nostra Peggy gli diamo alla sera dell'insalata selvatica che raccogliamo e alla mattina gli diamo circa 100 g di orzo che alla sera prima gli mettiamo a bagnomaria. In questo modo l'orzo risulterà più tenero e appetibile per il nostro maiale. Una cosa molto importante è che il maiale deve avere sempre a disposizione una pozza di fango in cui potersi rotolare. Infatti d'estate, a causa del calore estivo, la sua pelle, se non ben idratata, tenderà a seccare. Un'altra cosa, a differenza di ciò che si pensi, il maiale è un animale che puzza o che sporca. Non puzza essendo la sua pelle priva di ghiandole sudoripare. Inoltre, tenderà a fare i bisogni sempre nello stesso posto, ossia nel punto in cui esso sceglie di farne. Un'altra cosa, se decidete di metterlo in un recinto, deve avere sempre a disposizione un riparo, sia per il caldo estivo sia soprattutto per il freddo invernale, magari anche con un fondo di paglia in modo da scaldarlo. Parlando invece degli aspetti burocratici, i maialini nani necessitano per forza del codice di stalla, essendo questi non considerati come pet dalla legislazione italiana. Per pet si intende quella categoria di animali come cani e gatti. Ragazzi, per concludere vi confermiamo che questi maiali sono molto docili e coccolosi. Infatti, come state vedendo, la nostra maialina Peggy è molto incline a farsi accarezzare e coccolare. Perfetto ragazzi, il video si conclude qui. Se avete qualche consiglio da darci, scrivetecelo qua sotto nei commenti. Per il resto mettete mi piace e iscrivetevi al nostro canale e ci trovate anche sulle piattaforme Instagram e Facebook. Trovate sempre i link in descrizione. Per il resto ora vi lasciamo qualche video della nostra Peggy e ci vediamo al prossimo video. Ciao!